1931. Il regista Sergei Eisenstein. I suoi più stretti collaboratori, l'operatore Edouard Tissé e io, Grigori Alexandrov, allora suo aiuto regista. Come siamo capitati in questo straordinario paese? I film realizzati da Eisenstein negli anni 20 e soprattutto la corazzata Potemkin avevano reso celebre il suo nome in tutto il mondo e perciò fu invitato in America, ad Hollywood, per girare un film. Tuttavia, Eisenstein non riusciva a parlare la stessa lingua dei proprietari degli studi cinematografici hollywoodiani. Così, con l'aiuto dello scrittore americano Edon Sinclair, si decise di girare un film sul Messico. Ma prima di realizzare un film su questo paese, bisognava studiarlo, comprenderlo. I grandi pittori messicani, Rivera, Siqueiros e Orozco ci furono di valido aiuto per conoscere il Messico. Da nord a sud, da est ad ovest, 2 mesi di sopralluoghi, di spedizioni senza sosta, migliaia di chilometri lungo strade impervie. Ci colpì una straordinaria particolarità di questo meraviglioso paese. Bastavano 100 chilometri per dividere un'epoca dall'altra. L'antica epoca precolombiana dall'epoca dei conquistadores spagnoli. Gli anni del dominio feudale dalla civiltà moderna. Eisenstein decise di girare un film dal soggetto insolito su un paese insolito. Il Messico. La cui tragica storia poteva essere raccontata senza attori e senza scenografia. Si scrisse una sceneggiatura e si iniziarono le riprese del film Che viva Mexico! La nostra spedizione messicana era composta solamente di 3 persone. Eravamo allora molto giovani. Ci sentivamo la forza di smuovere le montagne. E tuttavia non riuscimmo a girare il nostro film sino alla fine e a montarlo. Ci separarono dal materiale che avevamo girato in Messico. Rimase ad Hollywood, dove fu sviluppato e stampato. E dopo qualche tempo finì al Museo di Arte Moderna di New York. E solo recentemente il nostro ente cinematografico è riuscito a riaverlo e ad affidarcelo di nuovo. Le trattative per ottenerlo sono durate quasi mezzo secolo. Eisenstein e Tissé non sono più fra noi, ma il film deve vivere. Vedrete il film così come lo pensò Eisenstein, come lo immaginavo io allora e come io oggi lo ricordo. È difficile, forse impossibile, sapere come oggi avrebbe montato il film il grande maestro. Ma noi abbiamo cercato, usando i suoi appunti, i suoi articoli e i suoi disegni, di avvicinarci il più possibile alle idee dell'autore. Originariamente era previsto che il film si articolasse in più episodi, alcuni episodi quasi documentaristici e altri a soggetto. Insomma, nel suo insieme il film avrebbe dovuto comporre una colorita sinfonia sul Messico. Il tempo è l'eternità. Forse tutto ciò può essere accaduto oggi, forse una ventina di anni fa, o forse anche migliaia. Pietre.
divinità, uomini. I abitanti del paese, dalle enormi piramidi e dalle rovine sacre, conservano ancora il carattere e l'aspetto dei loro antenati. Fra i templi pagani e le città sacre, nel regno della morte, dove il passato domina ancora sul presente, le fattezze umane sono simili a quelle scolpite nella pietra, poiché le figure di pietra sono l'immagine degli antenati dei messicani. Un simbolo che ricorda il passato, una cerimonia funebre fra le morte rovine e i monumenti di un tempo. L'immagine di una totale soggezione dinanzi all'idea della morte, in quanto fine biologica e fisica dell'esistenza umana. Tepec, al tropico. Il tempo scorre lentamente qui, sotto il sonnolento frusciare delle palme, e il modo di vita non cambia per secoli. Sembra che il mondo, nell'era della sua infanzia, dovesse avere proprio la stessa regale e indifferente pigrizia. Thank you.
Sandunga. Cantano le ragazze quando sognano il futuro. Orgogliosa nella sua giovanile bellezza, Concepción. Collana d'oro. Ecco l'oggetto dei suoi sogni. Questo desiderano tutte le teuane, le ragazze di Tehuantepec. Una collana d'oro. È la loro dote, il pegno della loro felicità familiare. La donna lavora. La donna si sceglie il marito. La donna conduce l'uomo nella nuova casa. Il matriarcato. Cominciano a lavorare sin dalla più tenera infanzia, risparmiando ogni moneta per avere, a 16-18 anni, una collana di monete d'oro. Manca una moneta, soltanto una moneta d'oro per conquistarsi il diritto alla felicità. Collana ti porti la felicità. Abundio, l'innamorato di Concepción.
Che ti succede, Concepción? Non era forse questo che volevi? Non era questo che aspettavi? Non era questo che sognavi? La questione passa nelle mani delle madri e delle mezzane. Esaminano il corredo. Contano le monete della collana. Le controllano. È oro puro. Tutta la popolazione di Tehuantepec partecipa all'avvenimento.
Lentamente si snoda la vita semivegetativa della parte tropicale del vecchio Messico, che per secoli non ha cambiato i suoi costumi e le sue abitudini quotidiane. Passano gli anni, sbocciano nuovi fiori. L'azione di questo episodio si svolge durante la festa in onore della Santa Vergine di Guadalupe. Ma questa è anche una cerimonia che annualmente ricorda la conquista del Messico da parte degli spagnoli, quelle terribili giornate di sangue. Nel XVI secolo il Messico fu conquistato da Cortés. Insieme a Cortés arrivarono i monaci e con ferro rovente annientarono il paganesimo. Un tempo incoronate da templi aztechi e toltechi, gli spagnoli costruirono chiese cattoliche per non cambiare gli itinerari dei pellegrini che per millenni erano venuti ai piedi di quei templi. Lo spettacolo dei misteri, nel quale devono ripetere e rivivere la passione di Cristo. Spine appuntite penetrano nel corpo di questi uomini, che con fusti di cactus formano, legandosi alle spalle, delle croci e strisciano per ore verso la cima della collina.
Maschere di diavoli, di divinità pagane, di feroci conquistadores spagnoli, in un unico girotondo festeggiano l'anniversario. Da un'alba all'altra, senza intervallo, i sacri danzatori ripetono il loro unico e invariato movimento di piedi in onore della Madonna di Guadalupe. Chissà se veramente è in onore della Madonna, o non piuttosto in onore di una dea più antica, la terribile madre degli dei. Infine, la conclusione sanguinosa della fiesta, la corrida. Portata dagli spagnoli, è diventata lo spettacolo nazionale dei messicani. David Liceaga, un celebre matador messicano. Suo fratello minore. Pensierato picador baronito. Della madre per salutarla. Potrebbe essere l'ultima volta. Uccidono i tori in onore della Santa Vergine. Thank you.
ragazze che sono state proclamate regine della corrida. Danza sul confine che divide la morte dalla vittoria. Tra le belle donne della città, Baronito trova la dama del suo cuore. Cos'altro può fare il povero picador Baronito?
Messico è dolcemente lirico, ma anche crudele. Sulle alte mura delle massicce costruzioni dell'hacienda risuona una canzone triste e lenta. In questo nuovo giorno, i peones chiedono alla Santa Vergine di alleviare le loro sofferenze. L'episodio si svolge all'inizio del nostro secolo, all'epoca del dittatore Porfirio Díaz. Nello stato dell'Hidalgo, fra le alte montagne, cresce un grande cactus, il cui nome è Maguey. Gli avvenimenti di questo episodio si svolgono negli sterminati campi di Maguey a Llanos de Apam, nella vecchia hacienda di Tetlapahuac. Uomini è sempre uguale. Giorno dopo giorno, succhiare il liquido untuoso dal cuore del cactus tenace. Il succo fermenterà e diventerà un liquore instupidente, bianco e denso come il latte, il pulque. I genitori di Maria portano la figlia da Sebastián, il suo fidanzato. Thank you.
fratello minore di Sebastian. E i suoi più cari amici. Tutte le spose dell'azienda devono essere presentate al padrone. È arrivata la figlia del vecchio, Sara, e non sola, ma con suo cugino. Oggi è festa nell'azienda, una festa che ricorre ogni anno nello stesso giorno. Si sono dimenticati di Maria. La ragazza è inesperta, non sa quale destino l'attenda. E il destino le appare sotto le sembianze di un ospite ubriaco.
L'odio dà vita a un complotto. Tre suoi compagni e il fratello Felicio lo aiuteranno a vendicarsi. Vogliono liberare Maria.
Il Messico addormentato. Il Messico volubile, un paese asservito. E finalmente il Messico che lotta, il Messico rivoluzionario. Ma questo episodio non riuscimmo a girarlo. I pochi soldi destinati al film finirono. Le riprese si interruppero. Tornammo a casa. Volevamo intitolare questo episodio Soldadera. Avrebbe dovuto mostrare il Messico all'epoca della rivolta del 1910, un paese avvolto dalle fiamme della guerra civile, diviso in campi avversi e che ha ritrovato la sua unità grazie alla vittoria della rivoluzione. Protagonista di questo episodio avrebbe dovuto essere il semplice popolo messicano sceso in lotta. Le soldadere erano le mogli dei soldati. Arrivavano nelle campagne prima dell'esercito e si impadronivano dei viveri per sfamare i loro uomini stanchi. Le soldadere accompagnavano i soldati lungo tutto il loro difficile cammino. La nostra soldadera doveva diventare il simbolo di tutto il Messico. Un Messico che riesce a comprendere come la forza non sia mai nella discordia, ma nell'unione di tutto il popolo contro ogni oppressione. Siamo sempre nel Messico. Anno 1931. È festa di nuovo, il giorno dei morti. In questo giorno, il 2 novembre, tutto è decorato con simboli di morte e soprattutto con teschi. La giornata comincia con un lamento sui defunti. Banchetto al cimitero, cibo sulle tombe e amore fra i cespugli. Dalle candele e dai banchetti sulle tombe al travolgente carnevale. Il messicano disprezza la morte, ma per lui questo non basta. Il messicano addirittura si beffa della morte. Le tombe di cioccolata fanno concorrenza ai teschi di zucchero. E tutto questo, alla fine della giornata, viene spartito fra golosi bimbetti color bronzo. Un teschio sotto il cilindro del ministro. Sotto il casco da pompiere, sotto il berretto da gendarme, un teschio sotto la feluca da generale.
culto della morte fra l'immobile eternità delle pietre, come nel prologo. Non è più lo spauracchio della madre degli dèi. No, è il superamento della morte con uno sberleffo. Gettare le maschere. Niente più scherzi e cartoni. Teschi veri. Cadaveri. Il cadavere di una società superata. Chi ci sarà dietro questa maschera? Forse il figlio della soldadera, destinata a vedere il Messico finalmente libero.